Bentrovati con l'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762, giovedì 24 gennaio. Ariete, l'ostentazione insinuata dalla luna, disarmonica a Urano, vi metterà in qualche pasticcio. La moderazione dovrebbe essere il vostro motto, ma dovreste voler essere originali a tutti i costi. Non rischierete di prendere più di un abbaglio. Toro, vi basterà ragionare allargando gli orizzonti delle vedute. Questo che in passato credevate impossibile o di scarso valore non sarà più così. Con l'ispirazione regalatevi dalla luna in sestile e espanderete le vostre conoscenze ad ogni livello. Gemelli, invece di seguitare a occuparvi di mille cose dovreste fare una cernita e scegliere prima quelle più importanti che non potete rimandare, concentrando le vostre energie come si concentra la luce per creare il laser, darete molto di più. Cancro, lo spirito ribelle della luna in quadratura con Urano e il desiderio di novità della luna in trigono a Nettuno potrebbero portarvi a viaggiare. Forse avete semplicemente bisogno di respirare aria nuova, di sentire perché no, totalmente liberi. Leone, sentendovi col fiato sul collo l'unico desiderio sarebbe quello di evasione, ma poi il senso del dovere vi richiama all'ordine e al dovere. In alcune circostanze non potete negare che la vostra presenza è importante se non fondamentale. Vergine, a causa della luna in transito nel segno del cancro potreste essere un po' superficiali, non è proprio da voi, correte subito ai ripari. Non farete però tutto da soli, saper coinvolgere le persone che vi stanno più vicine è una gran cosa. A bilancio, alcune speranze ed aspirazioni dovranno attendere più tempo per potersi realizzare. Siete sotto il tiro poco benevolo della luna in quadratura, poco male. Trovate solo la forza per non arrendervi e scavalcate chi vi mette i bastoni tra le ruote. Scorpione, la luna in cancro vi dice che forse è venuto il momento di regalarsi una vacanza. Staccare la spina è importante anche per gli stacanovisti come voi. Se il pensiero corre alla borsa e ai costi da affrontare, ricordate che con la volontà si ottiene tutto. Sagittario, accanto ai mutamenti che nella vita ricercate, non sopportando la noia e la routine, ve ne potrebbero essere alcuni non di vostro gradimento. Se allargate la vostra visuale potreste scoprire che non si tratta di qualcosa di negativo, anzi. Capricorno, a causa della luna in transito nel vostro segno opposto, la vostra capacità analitica non è delle migliori in questo periodo, tenetelo a mente. Proprio per questo potreste non fiutare un affare e rimanere a bocca asciutta. Non abbassate la guardia. Acquario, forse oggi la vostra vitalità non sarà al 100%, ma questo non vuol dire che non potrete svolgere i vostri compiti con profitto. Quello che vi manca è di sicuro un pizzico di entusiasmo in più nell'affrontare tutta la giornata. Pesci, la luna in trigono con Nettuno sarà il biglietto vincente, dovendo presentare una relazione o un progetto succulento al vostro superiore. Non solo le vostre idee risultano vincenti, ma anche la confezione con cui le presentate è ottima.